Avevo già detto nel mio video sui generi musicali preferiti e nel video della filosofia del Vaporwave, che amo il Vaporwave con la sua insita critica al consumismo e la sua psicologia della nostalgia, l'estetica Vaporwave e la Lava Lamp, e vi ho anche detto che sono un appassionato di musica sovietica, dei paesi del Patto di Varsavia e del secondo mondo in generale. Ma cosa succede quando mescoliamo Vaporwave e musica sovietica in un solo stile? Ho già spiegato la filosofia del Vaporwave. La sua critica al capitalismo consiste nel mostrare musiche commerciali, pubblicitarie, da ascensore, vecchi motivi tecnologici di Windows o 8-bit e distorcerli in lofi, rallentando e aggravando il suono, creando gli effetti tipici da videocassette, la classica estetica rosa, gli anime. In questo bombardamento mediatico di neon e iperpubblicità del fenomeno di massa televisivo tra gli anni 80 e 90, crea una vera alienazione. Il suono viene distorto in senso ASMR, ripetuto infinitamente volte con annessi echi. Il messaggio è sempre quello, una cultura consumistica che non fa che ricopiare, rimasterizzare, remakeare, ributtare il passato, in cui nulla di nuovo viene prodotto, in cui siamo abituati a farci piacere solo il passato, in questo modo non è possibile cambiamento, solo una sublime ed eterna ricapitolazione, per citare Umberto Eco di Ventosa Channel. In questo decadentismo artistico noi prendiamo qualcosa che è passato, che è morto, e finiamo per preferire quello alla realtà odierna, in una iperrealtà che è un feticcio di un consumismo mediatico. In una sindrome di Peter Pan sappiamo che gli anni 80 e 90 sono finiti e proprio per questo non possiamo farne a meno, anche se il mondo è cambiato e noi siamo cambiati. Quindi abbiamo visto come nel Vaporwave c'è una critica filosofica al consumismo capitalistico, caratterizzato da una malinconia per il passato, ma un passato che non è mai esistito. È glorificato e illuminato dalle lenti di ingrandimento della nostra mentalità adulta che desidera tornare bambina. Dall'altro lato abbiamo la musica sovietica. L'Unione Sovietica si è sempre vantata del proprio supportare gli artisti e di non lasciarli morire di fame in mezzo alla strada, a differenza dei paesi occidentali. Lenin stesso affermava che ogni umano che si considera artista ha diritto a creare liberamente sulla base dei suoi ideali, indipendentemente da ogni cosa. L'Unione Sovietica finanziava gli intenti artistici e i musicisti promettenti potevano avere carriere garantite. Era particolarmente gradita la musica classica, che veniva rivalorizzata in Russia in epoca sovietica. Per i cittadini russi andare a teatro e ascoltare la lirica era sempre stato qualcosa di proibito, qualcosa che solo i nobili potevano permettersi. Fu solo in epoca sovietica che si ebbe, passatemi il termine, una divulgazione musicale al popolino. I compositori per la prima volta scrivevano non solo per i nobili, già istruiti, ma per la massa, e fu con questo in mente che nacque un concetto di musicologia che si appellasse a più persone possibili. La musica sovietica era basata principalmente sul concetto di realismo socialista, ossia l'idea che la musica dovesse trasporre lo sforzo e il trionfo della rivoluzione proletaria. Per questo la musica sovietica contiene spesso inni e idee di natura palesemente marxista, con elementi della vita della società sovietica, oppure rimakeando inni tradizionali partigiani e popolari in tutta l'Europa. La musica sovietica ebbe un grave problema, la censura, soprattutto in epoca stalinista, quando tutto quello che era occidentale veniva considerato borghese e traditore. Per questo motivo gli artisti sovietici dovevano lavorare con pochissimi concept musicologici e, come ci insegna la storia, necessità fa virtù. Essendo musicisti molto limitati nella libertà, hanno dovuto reinventare metodi già utilizzati per scoprire nuove forme o sperimentare in sensi mai visti prima. Paradossalmente quella censura non riuscì ad impedire alla musica sovietica di innovarsi, ma anzi le fece prendere nuove direzioni. Dopo la fine di Stalin le censure diminuirono. La musica occidentale e la sperimentazione aumentarono nella loro risonanza in Russia, si pensi al jazz sovietico. Uno degli elementi che caratterizza la musica sovietica è come gli artisti prendessero elementi della musica folk russa. Katyusha è uno degli esempi più ovvi, per ritmica e strutture armoniche, ricorda le musiche romantiche russe del XIX secolo. Questa tendenza era denominata estrada, artisti urbani che spesso sono sconosciuti e potevano diventare famosissimi, altro che Festival di Sanremo, dove vediamo sempre i soliti nomi. Ed infine il rock russo, nato proprio in concomitanza con lo sminuirsi delle censure, si aprirono molti rock club a Leningrado e Mosca ed ebbero un successo strepitoso soprattutto tra i giovani russi. La musica sovietica è una vera contraddizione. Prendeva ora elementi occidentali, ora tradizione russa, ora elementi underground, spesso illegali, ora estrada. E da questo strano mix è nato un gruppo di generi tutto particolare. Ma non fu solo la Russia. Pensate alla Germania dell'Est, che finanziava un'estravaganza di festival musicali, in particolare dedicati ai colossi della musica tedesca, soprattutto Bach. Inoltre diversi radioamatori spesso captavano segnali
miliardo provenienti dalla Germania Ovest e li piratavano underground. Anche in Cina ci fu il fenomeno della New Music, di natura patriottica. Negli anni 90 molti inni a Mao Zedong vennero remixati in forma di musica disco a Shanghai. Sì, è successo davvero, siamo davvero nella migliore tempolinea per i meme. E divennero molto popolari presso i giovani cinesi. Pensate alla Nac Do, ossia la Red Music, la musica rivoluzionaria vietnamita, e quell'obbrobrio della musica nordcoreana che è sostanzialmente la pornografia di Kim Jong-un. Quello che i sovietici non si sarebbero mai potuti aspettare è che le loro musiche, soprattutto dopo il crollo del muro di Berlino, sarebbero diventate popolari nel mondo occidentale. A partire dall'inno dell'Unione Sovietica, talmente popolare da essere diventato meme, fino alle varie canzoni più famose. Sono diventate dei simboli, degli inni di protesta delle più grandi manifestazioni, cantate da popoli che di russo non specificano una parola. Ma allora, cosa succede quando si mescolano queste due musiche così apparentemente diverse, il Vaporwave, che è qualcosa di estremamente americano, e la musica sovietica, intrinsecamente russa? Si ottiene il Soviet Wave, detto anche Labor Wave, basato sul Synthwave, il Chillwave, l'Outrun, il Retrowave e il Synthpop. Essendo la musica pop russa importantissima, riprende elementi musicali sovietici, di molti stati appartenenti alla vecchia federazione, principalmente dalla Russia. Il Vaporwave rappresenta una critica al capitalismo, mostra come il capitalismo ricicla e ricicla mille strati di spettacolo posti di fronte a te per nascondere una realtà di decadenza, finendo per adorare ciò che non esiste più in un perenne ciclo di nostalgia del passato. La musica sovietica è l'aspirazione a superare il capitalismo e addurre ad un nuovo modello di tipo marxista, è ovvio. Quindi i due generi presentano una compatibilità rara per essere così lontani nel tempo e nello spazio. Quando l'Unione Sovietica è crollata, ha smesso di essere uno stato ed è diventata un'idea. Un'idea quindi che inevitabilmente può essere plasmata dai singoli e condivisa, non attaccabile come un ente fisico. Questo ha ispirato una fortissima componente di nostalgia, molto presente in quasi tutti i paesi ex sovietici. E la nostalgia è un elemento tipico del Vaporwave. Non per nulla il Soviet Wave è fortemente influenzato dalla musica dei Russian Doomer, quindi la musica deprimente dei giovani russi che sono senza passato, con un futuro incerto e un presente estremamente confuso. Il loro futuro ideale sarebbe un ritorno ad un passato che non esiste più, che è stato frantumato, e questo genera una contraddizione, un sogno da cui alcuni non si vogliono risvegliare. Il Soviet Wave rappresenta non solo una nostalgia per un passato che ora non c'è più, ma anche una malinconia per un futuro che avrebbe potuto essere. Per questo ho scelto all'inizio del video questa immagine della bambina russa di fronte alla space opera, molto popolare. I russi amavano la fantascienza, il cosmismo e il futurismo erano molto popolari in Unione Sovietica. Non è un caso che il paese dove il transumanesimo è più popolare non sia gli Stati Uniti, ma la Russia. Cosa sognano i bambini di un paese dice molto sull'ideologia di quel paese. I ragazzi americani sognano di diventare rockstar o grandi miliardari, i ragazzi italiani sognano di diventare calciatori. Cosa sognavano i bambini nati prima che crollasse il muro in Russia? Chi ha visto Goodbye Lenin lo sa. Sognavano di diventare astronauti, di solcare i confini di questo mondo ed esplorare le immensità del cosmo. Può sembrare sorprendente, ma nella propaganda americana, che era molto incentrata sul conflitto contro il nemico rosso, pensate a quante volte nei film americani i cattivi hanno accento russo, pensate sia un caso, in Russia invece la propaganda era molto meno centrata sulla guerra. C'era anche quello, indimenticabile il cartone animato sul cane che diventa miliardario e poi presidente degli Stati Uniti, ma sullo sviluppo ingegneristico. Per i russi l'ideale era esplorare altri mondi, evitando il conflitto e ricavando uno spazio vitale, se possibile. Quando è crollata l'Unione Sovietica, tutto è cambiato, tutto è stato privatizzato e molti ragazzi che si preparavano a studiare ingegneria aerospaziale hanno finito a friggere hamburgers per un'azienda americana. La grande M ha sostituito la falce e il martello. I russi sono sempre stati molto patriottici, capite quindi come la nostalgia è diversa. Il Vaporwave ha nostalgia per un passato che non è mai esistito. Il Sovietwave ha nostalgia per un futuro che non ha mai potuto realizzarsi. La bambina russa che guarda il poster fatto in un'epoca che non esiste più, che prometteva la corsa allo spazio, la fine dello sfruttamento, ma è solo un disegno. I russi sono sempre stati, forse, l'unico popolo, insieme agli italiani, fortemente futurista, amanti dell'idea di accelerare l'automazione e unire tutti i popoli per un progresso transumano verso l'infinito. Il Soviet Wave rappresenta il retrofuturismo, un futuro così come lo immaginavano persone del passato, come lo steampunk o l'atompunk di Fallout, che è molto Vaporwave. Il Vaporwave è molto nostalgico, il Soviet Wave è tendenzialmente triste. Se ascoltate la melodia di queste canzoni, è estremamente malinconica, la tristezza. Il Vaporwave mostra il passato per parlare del presente. La musica che si ripete e si distorce rappresenta una società sempre più alienata e virtualizzata. Il Soviet Wave rappresenta l'idea del tentativo di liberarsi, una liberazione che non c'è stata, e tutto si distorce nella nostalgia dei ricordi, nella malinconia di chi non vuole dimenticare un futuro che non può ricordare.
E come nel Vaporwave tutte queste immagini e questi ideali anticapitalistici vengono remixati, commodificati, fotocopiati, distorti televisivamente all'infinito, diventano merce a loro volta. Nell'ironia finale del tutto. L'estetica del Soviet Wave somiglia a quella del Vaporwave, ma principalmente contiene poster propagandistici, lo chic comunista, l'architettura brutalista sovietica, bellissima, ha ispirato un sacco di creepypasta moderne, e si associa spesso a meme intersezionalistici, ambientalisti e per la piena automazione e il legalize. Sapete già di cosa. Ed è per questo che, se il mio gruppo preferito sono i Two Steps from Hell, perché solo loro mescolano l'epica antica e dei film con gli strumenti moderni, il mio genere preferito, poco considerato su internet, è il Soviet Wave. Non dovrei neanche dirlo, ma siamo in Italia, quindi anche l'ovvio bisogna sempre dirlo perché la gente è rapida nel dire «ma quindi» sulla base del nulla. I gusti musicali non dimostrano nulla politicamente. Come ho sempre detto, adoro Dixieland, nonostante io detesti e aborrisca la Confederazione Americana e la schiavitù su cui essa fu fondata. E sì, fu fondata su quello. Ritengo le uniformi migliori della storia quelle naziste. Eppure tutti sanno che nessuno youtuber politico italiano mai arriverà vicino a me in termini di odio verso il nazismo. E così via. I gusti sono gusti e le opinioni sono opinioni. Divento Dado Bax. Io vivo la cosa come un grande meme, se ci pensate. Il più grande paradosso che starà facendo rivoltare Reagan nella tomba, ottima cosa, è che il Soviet Wave è di enorme successo, soprattutto, presso gli americani. L'ho sempre detto, l'Unione Sovietica e America si odiavano, ma sotto sotto si rispettavano. Erano nemici, ma nemici spalla a spalla, gli unici dello stesso livello, con cui divertirsi. Quando l'Unione Sovietica è crollata, la corsa allo spazio è finita anche per gli americani. Non c'era più gusto. Gli americani stessi hanno un po' perso della loro identità senza la guerra fredda. Chi hanno adesso come rivale? Chi? Ditemelo. Chi rende divertente la sfida? Nessuno è mai stato al loro livello a parte l'Unione Sovietica. Chi hanno come rivale oggi? La Russia? Un gigante di cartapesta. La Cina? Non sta al loro gioco perché ha capito come giocare. L'India? Ma per favore. L'Europa? Finché il merkelismo regnerà, sarà una succursale americana. Il Brasile? Ma per piacere. A sto punto San Marino. Gli americani sono sempre stati, sotto sotto, intrigati dall'Unione Sovietica. E ora che la sfida è finita, geopoliticamente si annoiano. Così tanti americani che si ascoltano la musica sovietica e c'è Lenin Thanos che dice «You could not live with your own failures, and where did that bring you? Back to me». Vi lascio il link Amazon del libro Realismo Capitalista, che è stato usato da Zero Books per descrivere il fenomeno del Vaporwave e che io stesso ho citato nel video del Vaporwave, in descrizione, dove troverete anche la musica che avete sentito all'inizio e che tutti mi hanno chiesto. Il video è rallentabile dalla rotellina. Se questo video ti è piaciuto ti invito a mettere mi piace, ad iscriverti al canale e a visitare la pagina Facebook, il canale Telegram, il canale Twitch dove faccio live, il profilo Twitter, la pagina TP, Patreon europeo, se vuoi donare per sostenere il canale, il negozio con le magliette ufficiali, il profilo Instagram e anche il mio profilo Wattpad dove scrivo storie. Trovate tutto in descrizione. Inoltre, se questa rubrica ti piace, aiuta a sostenerla condividendo questo video e scrivendo qua sotto i tuoi pensieri. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.